ci prendono. Ce la facciamo. Sì. Ce la facciamo. Davvero. Davvero, amore. Sono 8:20. Buongiorno. 1,55 €. Grazie. A te. Hai chiesto tu quanto è caffè? Sì, vado. Ma che è sta schifezza? Questo. Questo è un pasto. Un mini blocco. Un piatto d'orecchietta alle cime di rapa non è meglio, no? Ma tu lo sai che queste se le mangiano gli astronauti? Non capisci veramente un cazzo, non capisci. Per carità. C'è troppa gente a quest'ora. Pensionati, casalinghi. Non hai visto altro? No, no, dai, ma almeno apri il finestrino. Sei nervoso, vedo. Ma tu lo sai che il fumo passivo uccide. Va meglio così? Non dovresti smettere. La vita non me lo consente. Sono contento che sei tornato. Tesoro, non bussi mai. Ma tanto tu non ti arrabbi mai. No, un giorno potrei arrabbiarmi, no? Ah, sì? Uh-huh. E che fai? Mi metti in castigo. Oppure mi metti una nota sul registro dei cattivi. Tesoro, pensavo stessi già dormendo. E invece no. Sono sveglia. Anche tu sei sveglio. Devo scrivere due mail e fare un po' di conti. Tesoro, vai a letto. Ti raggiungo tra un po'. Buongiorno. 1,85 €. Non costa mai come il giorno prima.
Perché non pesa mai come il giorno prima. Organizzate da paura. Ho visto un documentario tempo fa. Ah sì? Sì, sulle formiche, dico, un documentario. Hanno proprio queste tane che sono specializzate proprio. Sono tipo questi posi, questi labirinti dei cresci, no? Sì, condividono il cibo. Tutte contribuiscono alla società. Sono un superorganismo. Quindi ama gli animali. Cos'è invece che non sopporta? Ma cos'è, un test? No, no, è così, giusto per parlare, per fare due chiacchiere. Odio gli ombrelli e odio i poeti. Mi piace la gente che lavora e si sveglia alle 6 della mattina. Ti posso dire una cosa? Non fraintendermi, Però vedo che sono un po' di giorni che vieni qui e prendi sempre un panino con la mortadella. C'è un forno proprio qua di fronte. Fanno il pane fresco e hanno anche gli affettati. Non c'è nemmeno tutta questa fila. Ma io preferisco venire qua. La mortadella qua è più buona. Ciao. Ciao. Anche lei è mattiniera? Sì. Come, niente formiche, niente lavoro oggi? No, turno di pomeriggio. Ha già fatto colazione? Ma guarda che puoi darmi del tuo. Come ti chiami? Giuliano. Giuliano. Bel nome. Tu? Leonardo. Allora? Per la colazione, la mia era una proposta. Dai che c'è? Niente. Niente, devo andare. Devo andare, scusa. Piacere di averti conosciuto. Oui. Ehi. Anche oggi è finita, va? Eh sì, ma no, però quanto mangia la gente? Eh? Ma dico, mangiano tanto. Carrelli pieni, non ce la faccio più. Ciao, a domani. Ciao, ciao. Ciao.
Senti, vedo che gironzoli sempre dalle mie parti. Coincidenza. Ah sì? Cassiera del supermercato. Viva Dio! Vuoi dire che tante volte ti sei deciso a dimenticarti di quella grandissima stronza della tua ex moglie? Senti, Vito, quante volte te l'ho detto che mi dà fastidio se insulti Clara? Io mica la sto insultando. No, invece la stai insultando. Ho detto grandissima stronza. Beh, mi dà fastidio, va bene? Ah, sì? Io ti do fastidio. Lei invece che ti ha rovinato la vita non ti dà fastidio, eh? Vaffanculo. Vaffanculo tu. Apri la cassa, apri la cassa, mettiti. Dai, metti, forza, tutti, e dai, tutti, brava, apri sotto, non c'è niente, dove stanno? Non c'è niente, c'è più un cazzo di niente, apri, dove stanno? Dimmelo, dove stanno? Gettate le armi, polizia! Fatelo prima che si faccia male qualcuno, avanti! Oh! Dai! Metto in galera, non ci torno, Cammina! Cammina! Non fare cazzate, lasciala! Lasciateci andare, la lascio appena saliamo in macchina! Forza! Lasciala! Lasciala! Lasciateci andare o le sparo! Guido, lasciala! Guido! È finita, Guido! Tu non ci credi, eh? Non ci credi che le sparo, è vero? Te lo ripeto un'altra volta. Lasciala! Ok, la lascio. Come ti senti? Allora non sono morta. Non hai nulla. Sei solo svenuta. Ho avuto paura di perderti. Quando mi hanno chiamato, mi hanno solo detto: sua moglie ha avuto un incidente. Chissà che spavento. Se la prendono sempre con chi non c'entra, se sbirre del merda. Sbirre del merda, che cazzo vi credete di essere? Leonardo Spirro.
tutto? Sì, è giunto. Allora, Fabio, un viaggio? Ti amo. È finito il turno? Sì, tra poco. Sì, ma io quello delle 5 non lo voglio fare più, perché non va male. Sì. Ciao. Ciao. Prendi qualcosa? No, no, grazie. Camminiamo un po', ti dà. Certo. Come stai? Bene. Tu? Lo sapevo, eh? Cosa? Che erano due balordi, la pistola era falsa, non avrebbero mai sparato. Sei sempre così sicuro di tutto? Tu? Hai avuto paura? Certo, tantissimo. Sembrava di morire. Mi dispiace. Sì, però... intanto con la pistola non l'ha abbassata. Te l'ho detto, lo sapevo che era falso. E allora hai fatto bene il tuo lavoro. Bravo. Sei un eroe. Quelli avevano già rapinato 3 supermercati. Li stavamo aspettando, te l'ho detto, lo sapevamo. Io non avrei mai messo in pericolo la tua vita. Ah, allora... ecco perché venivi tutti i giorni. Io che per un po' pensavo... Pensavi? Pensavo che venivi lì per me. Com'è tuo marito? Martino, sì. Sì, ci siamo conosciuti qui. Lui lavora per un'azienda di pannelli solari. È un uomo molto dolce, ha questo accento parigino che non si è mai tolto, nonostante siano tanti anni che sta qua. Ma in 10 anni di matrimonio mai una lite, uno screzio, non so, un piatto tirato, una cena saltata. Non riesco a non guardarti e nemmeno a non pensarti. No,
così non ce la faccio, scusa, devo andare. Ho detto una cazzata, aspetta, ho detto una cazzata. Io resta... Mamma, devo andare proprio a preparare la cena, devo andare. Aspetta però, resta qua, non partire così. Aspetta. Anch'io non... Anch'io non riesco a non pensarti. Aiutami, non mi cercare più. Ti prego, aiutami. Ciao. Ciao. E t'ombrello? Mai avuto. Entra. E asciugati. Certe volte mi accorgo come è tutto legato nella vita, no? Come siamo condizionati da quello che incontriamo. Sì, magari qualche piccolo intoppo ci fa deviare, ci fa allungare un po' la strada. Però poi alla fine siamo destinati ad arrivare giù fino in fondo. Perché piangi? Perché ti voglio. Sto per tradire mio marito, non l'ho mai fatto. Gente che lavora. Sta svegliata alle 6 del mattino. Thank you.
Io devo prendere una decisione. Non possiamo andare avanti così, sempre aspettare che parta, sempre aspettare che se ne vada. Io non ce la faccio, capito? Cioè, non pensavo di andare avanti tanto tempo. Sono 2 mesi che andiamo avanti così. Non se lo merita. Che c'entra meritare o non meritare? Mica funziona così. Come funziona allora? Lo ami o non lo ami? Funziona così. Io sono la sua vita, capisci? Io sono... Tu sei? Avanti, dillo, tu sei? Io sono sua moglie. E tu davvero pensi di essere solo questo? E che cosa sono allora? Avanti, dimmelo tu. Mia moglie mi ha tradito con mio fratello. Mio fratello. Capisci? Li ho trovati a letto che scopavano insieme. Ho preso e ho menato a tutte e due e mi hanno sospeso dal servizio. Mio fratello non mi ha denunciato però e se n'è andato in Argentina. Lei invece è scomparsa, sparita. Sai per quanto cazzo di tempo sono stato in depressione io per questa storia? Sai quante cazzo di pasticche ho preso io? Per togliermi dalla testa che le donne fossero tutte troie, zoccole da scopare e basta. Sai quanto cazzo di tempo ci ho messo per togliermi dalla testa questa storia? E non ci pensavo, Giuliana, che poi così all'improvviso arrivassi tu. Quando è successo questo, scusa? Perché non me l'hai detto prima? Perché non è facile, Giuliana. Perché fa male. Ho perso in un istante le due persone a cui volevo più bene. Mi dispiace. Mi dispiace tanto. Lo sai cos'è che mi piacerebbe, Giuliana? Mi piacerebbe rivedere mio fratello, perché io lo so che dentro di me l'ho perdonato. Mi piacerebbe che tu parlassi con tuo marito, che lo lasciassi. Ma è inutile, perché tanto lo so che non lo farei. No. Non è così. Non è così! Mi devi dare il tempo giusto. Io non ti chiedo niente. Io non ti ho chiesto mai niente. Come? E perché non me lo chiedi? Fammi sentire tua, no? Se tu mi facessi sentire veramente tua, ma con i fatti però, non solo con le parole, io a quest'ora l'avrei già lasciata. Perché ho paura? Perché tu sei... Tu sei ancora traumatizzato da tua moglie. Ti sei trovato un amante per poter dire che tutte le donne sono come lei. Così. Imprendibili. O sante o puttane. Ma vaffanculo, va! Portami a casa, dai. Portami a casa! Thank you.
Sono arrivato. Tra poco sono a casa. Ci godiamo la nostra domenica? Certo. A dopo. Il random della vita. Uno stupido gioco. È tutto un tradimento, siamo solo dei poveri traditori traditi. I ricordi, le ore passate, l'amore del cazzo che ci si inventa. Arriva qualcuno e l'equilibrio si rompe. Non te lo aspetti mai. Guardi gli esseri umani e provi pena per loro. Non sanno o fanno finta di non sapere che non esiste niente di fermo, tutto si muove. E le cose cambiano. Anche l'amore. No, ho lasciato le cose in macchina. Ehi! Ciao, eh! Ciao! Bentornato. Aprilo. Che cos'è? Aprilo. Non ti piace? Ma sì. Allora che c'è? Ma che non dovevi? Volevo festeggiare. Grazie. Perdonato, papà. È mio fratello. L'ho fatto come volevi tu. Non sai quanto mi dispiace. Quando è cominciata? Martino, io... Quando hai cominciato a scopare con lui? Per favore, no. Quando? 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 2 settimane dopo che sono uscita dall'ospedale, sono andata a casa sua. Mi fai male, Martino. È lì che è successo. Vuoi lasciarmi, vero? Tu vuoi lasciarmi? Cosa devo fare io?
E io ti amo. Sei la mia vita. Cosa faccio adesso io? Calmo, per prima cosa. Per prima cosa ti devi calmare. Va bene? Non devi essere violento con me. Calmo adesso. Tu non sei il mio padrone. Calmati e parliamo, Martino. Eh? Ok. Ok. Posso perdonarti. Forse è colpa anche mia se gli è successa questa cosa. Posso capire. Sì, sì, sì. In fondo questo stronzo ti girava presso da un po'. Ti ha riempito di attenzioni. Poi c'è stata la rapina al supermercato. Lui, in un certo senso, ti ha salvato. E tu ti sei sentita attratta. E per questo, no? Non dici nulla. Io non ce la faccio più a mentirti. Non ce la faccio a non vederlo. Non ci riesco. Certo. Questo l'ho capito, l'ho capito. Dammi un po' di tempo, no? Diamoci un po' di tempo. Magari è solo una sbandata. Mi stai dicendo che accetti questa cosa? Non lo so. Posso provarci. Io non credo sia una buona idea. Sai, forse è meglio che io vada via da qui, da questa casa, per un po'. No, io non posso accettare che tu vai a letto con lui. Sì, devi andare via. No, che dico. Ah, tu non puoi andare via. Tu sei innamorata di lui? Credo di sì. Calvato, aiutami. Thank you.
Adesso con calma mi dici com'è andata. Non lo so chi ha guidato la mia mano. Non lo so. Dovrò costituirmi. Ci penso io a te. Ci fermiamo un attimo qua. Sì. Thank you.
Mangia qualcosa e fai. Come stai, meglio? Così. Qualsiasi giudice ti dà la legittima difesa. Niente di più. E tu? Io... favoreggiamento. Per dei lavori. Ma lui mi stava ammazzando. Mi stava ammazzando veramente. Perché? È stato un attimo di follia, Giuliana. Succede quando ti senti perso. Forse era meglio che morivo io. Sarebbe stato meglio. Ma perché dici così? E tu sei l'amore mio. Lo sai che hai preso la borsa con il passaporto? Hai preso l'unica borsa. E c'era il passaporto dentro. Lo cercavo da giorni. Eccolo. Sta qua. Andiamo via. Andiamo via, Giuliana. Dove? Adesso, subito. Andiamo in Argentina da mio fratello. Partiamo, ricominciamo tutto da capo. Partiamo ora, andiamo direttamente a Zurigo oppure a Parigi. Ora, ripartiamo da zero, Giuliana. Una vita nuova. Una vita nuova.
temples, the cracks in the stones. No compromise, no compromise. You left your soul out of my sight. I stood too low. Abbiamo fatto bene a scappare. Forse io dovevo rimanere, forse io. Abbiamo fatto bene, Giuliana. Abbiamo fatto bene. Gli interrogatori, il carcere, gli avvocati, la tua vita messa in piazza. Abbiamo fatto bene e basta, anzi. Dobbiamo partire subito, dobbiamo andare a Roma. Tu hai mai desiderato un figlio? Hai mai voluto un bambino? Un bambino? Quelli che poi, quando nascono, si smette di essere amanti e si diventa genitori. Quelli che da piccoli ti prendono tutto e poi da grandi ti mandano a fanculo. Sì, quelli. Esattamente quelli. Io ne voglio uno da te. Va bene. Sì. Va bene. Questa pioggia è malefica, è cattiva, maledetta. Mi sento male, come fermati. Fermati che mi sento male. Fermati. Avanti, cammina, rientra in macchina. Basta, Leonardo. Io voglio tornare indietro. Non ce la faccio ricominciare così. C'è un peso, troppo forte qui. È troppo forte. Non la posso fare, capite? È troppo forte. Che cazzo mi faccio giù? Signora. Prego. Ho bisogno di
ti aiuto. Ma certo, tutto quel mi sento. Vuole. D'acqua, va bene? Sì, sì, d'acqua. Abbiamo bisogno di aiuto. Grazie. Signora, dobbiamo chiamare la polizia. Avete un telefono per chiamare la polizia? Andiamo via. Scusate, scusate, sì! Via! Perché cazzo? Perché? Perché? Dimmi perché cazzo? Io guardo il futuro, ma non vedo niente. Non vedo niente. Ascoltami bene, Giuliana. Adesso ascoltami bene. Martino non c'è più. Martino non può volere più un cazzo, Giuliana. Ma tu mi devi spiegare che cosa cazzo vuoi? Vuoi tornare indietro? Ti vuoi costituire? Va bene, ti porto indietro, ti faccio costituire, va bene! Basta che mi dici che cosa cazzo vuoi! Martino è morto, mi dispiace purtroppo, è morto cazzo! E non posso farci niente, nemmeno tu! Ma noi siamo vivi! Noi siamo vivi! E ci abbiamo una cazzo di possibilità, piccola, ma ce l'abbiamo! E io la voglio sfruttare, Giuliana! Io voglio ricominciare da capo, da zero!
Cazzo, andiamo qua. Sono passati